Ciao, oggi un video un po' particolare, un video di informazioni e un piccolo unboxing. Allora, l'informazione è questa, notiziona. Ho deciso di darti almeno un video a settimana, cioè ti garantisco almeno un video a settimana, perché questa cosa di YouTube mi sta prendendo veramente tanto, mi ci sto proprio affezionando sempre di più. Mi ci sto appassionando e mi sembrava giusto e corretto nei tuoi confronti che mi segui e mi supporti con commenti, like e quant'altro, di darti almeno una costante, una routine. Quindi tutti i lunedì io ti garantisco un video. Non escludo che ci possano essere anche dei video a sorpresa. Ovviamente questi video a sorpresa mi piacerebbe che avessero un giorno fisso, ma al momento non ce la faccio. Tipo oggi, questo sarà un video sorpresa perché non è lunedì, quindi anche perché il lavoro e gli orari così non mi permettono di garantirti video superiori all'una settimana. Quindi cioè, mi dispiace perché veramente io adoro fare queste cose, però. Ok, questa era la comunicazione. Ed ora passiamo all'unboxing. Io ho già tagliato la busta perché ovviamente non avevo un po' di difficoltà. Allora, c'è questa ragazza che lavora alla pasta di Fimo, pasta polimetrica, polimedric, non lo so come si dice. Comunque fa dei lavoretti che sono veramente una figata assoluta. Io vorrei avere la sua manualità. E cioè veramente si chiama Giovanna. Lei ha un link su un canale su YouTube che ti linko poi di sotto e una pagina Facebook. Io ti invito, vabbè, se non vuoi seguirla perché magari non ti interessa il genere, però vai a dare un'occhiata perché veramente è bravissima, è carinissima. Non ho neanche idea di quanti anni tu abbia, Giovanna, ma non importa. Penso tu sia molto giovane, ma comunque sei veramente bravissima. E le ho commissionato perché non solo fa lavoretti di testa sua, ma accetta anche lavori su commissione. Le ho commissionato un medaglione, diciamo, e degli orecchini. Ovviamente a tema libresco, perché sì, perché no, insomma, quindi sì. E siccome io adoro, adoro, adoro la linea della Santoro, quella della bambolina, le ho commissionato questa cosa qua. E adesso vado a fartela vedere. Allora, prima di tutto c'è il bigliettino da visita, ma io tanto ti lascio poi il link in Magico Mondo di Ploppy. C'è questa scatolina rosa che è troppo carina. Ed ora. Mamma mia, cioè ragazzi, la cura. Guardiamoli nel dettaglio. Allora, questo è il medaglione che penso, non so se è una base già sua o se l'ha fatta, non lo so. Comunque, questo, cioè, ma guarda, guarda il dettaglio, guarda quanto è bello. È fantastico, veramente. Io non vedo l'ora di indossarlo. Vabbè, questo è il medaglione. Non ci passerà dalla testa senza doverlo aprire? Sì. Mamma mia. Ecco. Ta-ta! Questo. E gli orecchini. Allora, questo. Prima ti faccio vedere questo che faccio notare che ha fatto LV, le mie iniziali, su un libro che è veramente bellissimo, ragazzi. Cioè, ma la cura. Allora, guarda, non so se si vede, però ha fatto. Sì, di qua sì, si vede un po'. Ha fatto perfino le righe delle pagine. Le vedi? Cioè, bravissima, veramente. Bello. E mamma mia, quanto l'adoro io questa bambolina. Scusa, ma stavo spiando io il dettaglio. Questa è la bambolina. Guarda. Oh mio Dio, è troppo bella.
Cioè, veramente, io sono incantata. Il ciondolo poi mi piace veramente un casino. Vabbè. Allora, questo era un video super veloce perché appunto l'informazione era solo una cagata pazzesca, ma non importa. E poi volevo assolutamente condividere con te questo mio ordine che ho fatto. Oltretutto è stata anche velocissima a farlo. Cioè, veramente, grazie, grazie, grazie Giovanna. Spero di poterti contattare per altre commissioni, diciamo. E nel frattempo spero che appunto anche tante altre ti possano contattare perché sei veramente veramente bravissima, oltre che carinissima. Bene, con questo io ti saluto e con il mio super ciondolo e i miei super orecchini ci vediamo alla prossima e un bacione al prossimo video. Ciao ciao!